Bentornati su Technology.net, io sono Federico e oggi nuova puntata della nostra rubrica di personalizzazione per dispositivi Android. Cosa vi proponiamo oggi? Vi proponiamo una personalizzazione sempre con Nova Launcher, ma un po' diversa dal solito in tema un po' natalizio. Per il prossimo mese, al centesimo like, una sorpresa nella rubrica di gennaio, e vi ricordo sempre che qua sotto trovate il link all'articolo in cui troverete tutti i collegamenti al Play Store per scaricare le app. Tutte gratuite tranne l'Icon Pack, che costa 69 centesimi, però è molto ben fatto veramente. Bene, cominciamo questa personalizzazione di oggi, sempre basata su Nova Launcher Prime, che vi ricordo essere probabilmente il launcher più famoso del Play Store e che stiamo usando per la sua grande versatilità. Come potete vedere, questa volta nella dock ci sono solo tre icone perché abbiamo deciso uno stile un po' più minimal, quindi solo l'icona per chiamare, solo l'icona di WhatsApp e per accedere al drawer. Sono impostate su una grandezza del 150%, quindi magari per chi ci vede poco possono essere una bella soluzione, ma anche per chi vuole una home un po' più scarna del solito, un po' più semplice da utilizzare. Il primo widget che sicuramente vedrete è Sticky Note, un widget che vi permette di attaccare delle note sulla vostra home, sulle vostre pagine della home, note ridimensionabili e che hanno anche la possibilità di inserire ad esempio una spilla per esempio delle calamite, insomma tutte delle caratteristiche che troviamo sulle note fisiche. È un'app simpatica, un'app gratuita e che se non volete inserire queste figure può anche diventare una semplice applicazione per prendere delle note, perché come vedete basta fare più. Io ad esempio non voglio nulla, inserisco il testo che voglio, qui posso scegliere il colore dello sfondo, la grandezza del testo, insomma posso fare veramente di tutto. Con la versione Pro potete fare ancora più roba e una volta finito mi trasporto la nota sulla home. È simile a Google Keep, ma qui sono organizzate secondo me in maniera un po' più semplice per chi magari non ha tantissime note. Questo può essere una soluzione un po' più leggera, anche perché l'applicazione è molto più leggera di Keep e funziona bene. Un'altra app molto interessante di oggi è Cronus. È un widget, che è questo widget appunto dell'orologio. È un widget che include sia l'orologio che il meteo. Se vi sembra di rivedere uno stile un po' Cyanogen è perché è sviluppata dallo stesso team, quindi molto molto bene. Come potete vedere sono presenti moltissime estensioni che vanno ad aggiungere informazioni al vostro widget. Per adesso noi abbiamo installato solo quella del calendario, oltre all'orologio che è di serie, ma potete installare ad esempio Cronus Weather, che si basa sulle informazioni meteo di Cyanogen Mod, GSUN Battery Monitor per controllare, appunto per monitorare la vostra batteria, le notifiche di Gmail, le chiamate perse, il prossimo allarme, quindi la prossima sveglia e i messaggi di testo. Quindi per avere un widget sempre molto completo, sempre molto ricco di informazioni, che vi va a sostituire un po' una serie di altri widget in un'unica soluzione. Per la personalizzazione di oggi poi abbiamo sfruttato un interessante icon pack che è Pixel IP, ispirato ovviamente ai Google Pixel, ricco di icone, ancora in fase di sviluppo perché è ovviamente un icon pack relativamente nuovo, ma ci sembra molto molto curato e dagli update crediamo che avrà un futuro molto molto longevo. Ci è piaciuta anche la scelta dello sviluppatore di autoridimensionare le icone non ancora ridisegnate e quindi cerchiarle per renderle coerenti comunque con lo stile complessivo dell'icon pack, quindi anche le icone che non sono state disegnate direttamente dallo sviluppatore vengono cerchiate e rese circolari come quelle già personalizzate in Pixel IP. Quindi consigliatissimo, 69 centesimi si possono spendere tranquillamente per un icon pack che avrà futuro. Ultima cosa, lo sfondo natalizio con Babbo Natale preso come al solito da Backdrops, veramente un raccoglitore di sfondi di altissima qualità, di altissimo livello,
molto ben curati, tutti di livello, tutti gratuiti, insomma, consigliatissimo, scaricatelo perché sicuramente troverete lo sfondo che fa al caso vostro. Quindi anche per oggi è tutto, vi auguro buon Natale da tutto il team di Technology.net e vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram e sul nostro gruppo Telegram con le migliori offerte del giorno. Un saluto da Federico e ci vediamo come sempre a gennaio con la rubrica di personalizzazione per i dispositivi Android.